L'ex ufficiale della protezione reale Ken Worfe, che si prendeva cura della principessa Diana e dei suoi figli, ha rivelato cosa avrebbe detto al principe Harry sui suoi problemi di sicurezza nel Regno Unito e ha spiegato che se fosse stato fatto a modo suo, nessuno avrebbe discutito la questione ora. Harry ha avviato una revisione giudiziaria contro una decisione del Ministero dell'Interno di non consentirgli di finanziare personalmente la protezione della polizia per lui e la sua famiglia quando visitano il Regno Unito. I rappresentanti legali di Harry avvertono che il duca di Sussex è minacciato da gruppi estremisti e che la sua squadra di guardie del corpo private non ha giurisdizione adeguata in Gran Bretagna per proteggerlo. Ma Ken Worfe, che si occupava della sicurezza di Harry quando era più giovane, ha spiegato che avrebbe potuto semplicemente contattare Buckingham Palace, che gli avrebbe fornito un ufficiale di collegamento in cui le informazioni potevano essere condivise con la sua squadra di protezione privata. Parlando a Palace Confidential, il signor Worfe ha spiegato come Harry avrebbe dovuto gestire i suoi problemi di sicurezza per evitare la sua azione legale contro il Ministero degli Interni. Ha spiegato: "Penso che quello che avrebbe dovuto fare. Ha ancora molti contatti nonostante quello che potrebbe pensare all'interno di Buckingham Palace. Ciò avrebbe potuto portare quei contatti con Scotland Yard a organizzare, almeno, un ufficiale di collegamento che avrebbe lavorato insieme alla sua squadra di protezione. Anche prima che lasciassero l'America, per assicurarsi che il trasferimento dall'aeroporto ovunque potesse essere a ovunque tu viva nel Regno Unito, ora. Se ciò accadesse, probabilmente non ne discuteremmo ora perché sarebbe stato a posto e tutto avrebbe funzionato. Ma fare questa richiesta con un preavviso relativamente breve e senza alcun preavviso, sai, minacciare questa azione legale penso si sia confuso se devo essere onesto." Il signor Worfe ha aggiunto che credeva che Harry potrebbe non aver pensato che il contraccolpo si sarebbe verificato e si aspettava che un secchio pieno di contanti avrebbe risolto il problema.